draghetti e draghette. Oggi avremo come protagonista della nostra rubrica inerente alle recensioni dei libri Mr. Crowley, Le cronache di Cefalù di Aldo Luigi Mancusi, che tra parentesi ha un canale YouTube che si chiama Libri di Sangue. Io vi consiglio di darci un'occhiata perché fa delle recensioni interessanti. Allora, che dire? Prima di tutto, vi anticipo che il genere del libro è un noir, però con tinte occulte. Perché questo? Perché ovviamente quando si parla di Crowley è la prima cosa che lo si associa all'occulto e al satanismo. Allora, ma prima di parlare della figura di Crowley, vi anticipo un po' la trama. Ovvero, abbiamo il nostro protagonista Edward, che è un investigatore che è stato incaricato di indagare sulla morte di una nobildonna di nome Elizabeth. Le indagini lo condurranno a Cefalù, dove poi si scontrerà con delle realtà più grandi di lui. Ecco, questa è la trama proprio in sintesi, succo, succo, succo. Allora, che dire? Ovviamente chi ha approfondito la vita di Crowley, chi la conosce o chi è un esperto, potrà godersi di più la storia di questo romanzo, ma penso che anche i profani potranno divorarlo senza problemi. Che dire? Allora, ovviamente la domanda principale è chi è Alistair Crowley, il cui vero nome è Edward. No, infatti, non a caso il nome Edward appare diverse volte nel romanzo, sia perché c'è Crowley stesso, il nome di battesimo di Crowley, c'è un personaggio, appunto, l'investigatore che si chiama Edward, ma anche un altro in tempi moderni che si chiama Edward. È come poi ne parlerò più avanti, è un rimando a un elemento del pensiero filosofico dell'uomo, ma come ho detto prima ne parlerò passo per passo. Quindi che dire, chi era Crowley? In sintesi era una persona anticonformista per l'epoca, l'equivalente direi in termini moderni, però lui era un po' più acculturato di quello che chiameremmo punk, anche se in una versione nettamente più acculturata. Era una persona che andava contro la società, era provocatoria e la gente aveva tessuto su di lui le più disparate storie. Io penso che per la maggior parte quel che faceva lui neanche ci credesse, parere mio personale. Però appunto addirittura la gente gli ha affibbiato il nome di l'uomo più malvagio del mondo, che poi riflettendoci mi dico, siamo a cavallo tra due guerre mondiali, davvero? Classifichi Crowley come l'uomo più malvagio del mondo e non quei tizi coi baffoni e i baffetti che provano un po' troppo amore verso il giardino del vicino, ecco. Io punterei più su di loro. Comunque sia, sempre parere mio personale, la storia esalta la filosofia di Crowley e ci gioca anche sopra, così come gioca sopra sulle dicerie che il popolino di Cefalù diceva su di lui, perché la gente di Cefalù diceva che lui era un mago, faceva prodigi di ogni tipo, poi la realtà era che sì, compiva rituali magici, ma era per lo più una cosa simile a quello che potremmo associare agli hippie, cioè sesso libero, rituali e così via, niente di così eclatante come il popolino descriveva, cioè per dire la realtà era un po' diversa. E quindi l'autore ha giocato sulla percezione, sulle leggende che la città ha associato a Crowley per tessere questo noir, ecco. Prima ho citato il fatto che giocasse anche sulla filosofia di Crowley stesso, in quanto una delle sue tematiche più preferite erano quelle riguardante il ritorno. Infatti abbiamo il nome di Edward diviso in tre personaggi non a caso, perché senza rivelarvi troppo è come se ci fosse una storia dentro una storia in un ciclo che si ripete, però non vi dico in che senso e non vi dico come, quindi per dire se vorreste scoprire il perché vi conviene leggervelo. Allora, i personaggi sono ben caratterizzati, ovviamente il nostro protagonista è un po' il classico investigatore del genere noir, con un passato un po' particolare alle spalle e relazioni altrettanto particolari. Ho apprezzato
la scena di interazione tra lui e questa donna con cui ha un rapporto ambiguo, questa donna che cambia umore da un momento all'altro. Prima lo bacia, per dire, lo abbraccia, e poi dopo gli punta il coltello, sta qua, cioè, per dire, è un po' a questa situazione un po' grottesca, che anche lì non, mi ha fatto un po' ridere per come è stato descritto. Quindi l'autore è stato anche capace di inserire delle scene ironiche per un po' staccare l'atmosfera pesante che si respira per tutto il libro, perché ovviamente si parla di un noir. La figura stessa di Crowley è ben caratterizzata. E per quanto riguarda invece la rappresentazione di Cefalù, perché direi che Cefalù in realtà è la seconda protagonista della storia, è la cittadina, si respira praticamente l'ambiente dell'epoca, addirittura l'autore ha ricercato parole in lingua siciliana per avvicinarsi di più al realismo, quindi una cosa che ho apprezzato perché scrivere comunque in un'altra lingua, perché comunque il siciliano è una lingua, non è facile. E poi oltretutto, per dire, la lingua di Cefalù ha la sua versione, quindi per dire sarà molto diversa da quella palermitana, ad esempio, o siracusana, quindi per dire c'è un'ulteriore difficoltà in questo. Ho apprezzato anche il lento progredire delle indagini che coincideva con la manifestazione paranormale, ovvero il paranormale andava di pari passo con le indagini, quindi più l'indagine si avvicinava al cuore del caso, più gli elementi strani aumentavano, ecco. Quindi per dire, ho apprezzato anche questa gradualità di cambio di scena. In sintesi, consiglio questo libro anche perché io stessa, pur non leggendo molti noir, l'ho trovato piacevole, così come ho trovato piacevole anche la postfazione e l'introduzione che possono dare comunque ulteriore approfondimento anche per gli autori che non sanno quasi nulla di Crowley per appunto apprendere di più sul personaggio e comprendere di più la narrazione della storia, perché ci sono dei giochi narrativi che solo magari chi conosce la situazione potrebbe capire. Quindi, detto questo, vi consiglio questo noir. Date un'occhiata al canale di Libri di Sangue, iscrivetevi, mettete like, condividete e arrivederci al prossimo video. Ciao!